problema per Lorenzo Pellegrini e la nazionale italiana. Il capitano della Roma ha riportato un trauma martedì al ginocchio durante l'allenamento e adesso è in dubbio per il match contro la Lituania. Il ragazzo avrebbe giocato titolare con la maglia azzurra, ma adesso il rischio di stop è alto. A ridosso del match, Mancini dovrà prendere una decisione per capire se il calciatore potrà essere o meno della partita. Il peggio sembra essere stato messo alle spalle e ora il Napoli può inseguire la qualificazione alla prossima Champions League mancata nella scorsa stagione. Le vittorie in trasferta contro Milan e Roma hanno ridato slancio agli uomini di Gattuso, che nel sabato di Pasqua affronteranno il Crotone in casa, in una gara che ovviamente li vede favoriti. Il quarto posto attualmente è occupato dall'Atalanta, che ha 2 punti in più del Napoli, ma i partenopei devono ancora recuperare la gara contro la Juventus, che si giocherà mercoledì 7 aprile. Gattuso ha rimodellato la squadra sul 4-2-3-1, con Mertens al top, il ritrovato Politano e la sicurezza di Insigne, poi l'imprevedibilità di Lozano e Osimhen da utilizzare anche a partite in corso. Il Covid-19 torna a bussare alla porta della Juventus, stavolta ad essere colpito Emery Demiral, risultato positivo al coronavirus. Il difensore turco, convocato in nazionale pur infortunato, non ha giocato la gara della Turchia contro la Lettonia, non solo per il problema fisico, ma anche perché avrebbe contratto il virus più di una settimana fa. A parte qualche piccolo sintomo però, Demiral sta bene e seguirà il periodo di isolamento in una stanza del J-Hotel a Torino. Con ogni probabilità salterà il derby di sabato e il recupero col Napoli di mercoledì 7 aprile. Stasera a Vilnius, in Lituania, la nazionale cercherà i 3 punti per restare in testa al girone di qualificazione che porterà ai mondiali 2022. Tra lo stupore dei bambini e le musiche della tradizione dei popoli baltici, Mancini potrà eguagliare il record di Marcello Lippi a quota 25 partite utili. Parecchie le novità di formazione, anche se il CT non le ha rivelate. Sirigu in porta, Toloi in difesa, Pellegrini a centrocampo e Bernardeschi davanti. I lituani non si sono mai qualificati né per le fasi finali dell'Europeo né per i mondiali. Mancini teme le condizioni del campo e la tattica chiusa degli avversari. Intanto ieri Cutrone, protagonista nella nazionale Under 21, che ha battuto per 4-0 la Slovenia, arrivando ai quarti di finale dietro la Spagna. Gasperini per la seconda volta ha vinto la panchina d'oro. Infine Lazio-Torino dovrà essere giocata. È stato respinto il reclamo della società biancoceleste.